dai, niente mal te. Mamma mia. Non c'è, non c'è l'altro. Ma non c'è neanche questo. Senza tempo. Io vecchio di là, che passa a cedere? No, non accedi. Dobbiamo provare ad andare di là. Là sta... Poi là vai alla... alla... Dove sta la... Vuoi andare a vedere? Andiamo. È lontano? No, vabbè, ma non possiamo arrivare fino a sotto perché prendiamo la terra. Però ti faccio vedere che comunque arriviamo in uno spiazzato. Questo sarebbe bello, se parla su, quindi pure. Per spiegare, sai? Qua sotto si va. Tu sei esperta, non puoi parlare in inglese. Salve, buongiorno, ciao. Sarà ancora qua, questo è il posto dove Romolo viene a fare la sua, dove d'estate mette la sua tenda. Qua vedi? Ah, qua. Qua che bello, bello. La cosa per stendere i panni.
E qua sali sempre. E arrivi, diciamo, alla parte là sopra dove stanno le api. Non si può andare lì. Ma è chiuso. Passi per terre private, capi? Questo è un albero di nespole, mi sembra. Di? Nespole. Ha piantato sempre le Alessandro. È la terra privata qua, capi? Non c'è niente. Tutte terre private qua. Abbiamo una sorta. Sorta? Così in bene. E uno gli serve un po' di legna. Giustamente con tutti questi alberi abbattuti. Quindi a dove si va? Dobbiamo scendere sotto. Proseguiamo per andare alla baia, dopo ci facciamo il bagno. Lo faremo? Tra qualche mese. È una piovere. No, wow, il mare? Sì. Così agitato. Eh? È andato per qua. È agitatissimo allora. Se il vento fosse ancora più forte, facesse ancora più freddo e qui tipo ci fosse la neve. No, neve non proprio, grazie. Rocce, perché la vegetazione proprio si disintegra, come quasi stesse, quasi come se stessi in Islanda. Calcola che se l'Islanda non si...
trovarsi di più un paese, la parte più calda è questa, sarebbe identica a Ischia, tranne per le cascate ovviamente. I geyser. Vabbè, i geyser pure qua c'è più. Scendi piano.